Noi abbiamo, le prime denunce hanno datano 1980, da quella data, da quel momento il territorio è stato messo sotto controllo, sia per quanto riguarda le malformazioni congenite, sia sono stati fatti degli studi per quanto riguarda le cause di morte e quindi l'incidenza anche dei tumori. Le malformazioni congenite, vi do qualche numero, per esempio nell'anno 2000 sono andate progressivamente aumentando, nell'anno 2000 abbiamo toccato il 5,8% di nati con malformazione all'ospedale di Augusta. Se non facciamo niente, un fumiere arriva, siamo a Dancapo. Noi stiamo realizzando un'opera pubblica, che è quella del rifacimento della sede stradale con le infrastrutture che sono sotto: acque nere, acque bianche, impianto idrico, basta. E poi, dopo aver costruito il quartiere, porteremo anche la gente qui? Si dovrà portare la gente, ammesso che possano partire anche le altre opere per convincere la gente a ritornare ad abitare in questa zona. Quando il quartiere di San Paolo sarà ricostruito, la gente tornerà ad abitare qui? Senz'altro. Certo, se le case sono sistemate, ritornano le persone. È un giorno di festa per la città, e cade quasi a ridosso, diciamo, del 25 aprile, perché tutto un seguirsi di iniziative e di feste. Domani avremo anche il piacere di presentare alla stampa, al pubblico, agli appassionati, due iniziative interessanti. Una è la presentazione del libro di Franco Ereddia sulla storia di Vittoria, l'altra è il nuovo numero della rivista I Quaderni del Museo, che sono, come dire, tasselli importanti per costruire, per lavorare sulla storia della nostra città, sia dal punto di vista delle tradizioni etnoantropologiche, sia dal punto di vista della storia vera e propria. C'è un altro fatto interessante che vorrei segnalare, ed è dedichiamo, diciamo, l'archivio storico alla memoria di Gianni Ferraro. Allora, lui è venuto qua già una volta, sta gradendo veramente tanto questa visita. E quale sensazioni prova un siciliano d'America? Well, I mean, my first feeling is this is where it all started for my family. My grandparents were born here in Victoria, Sicily, and they brought the traditions of Sicily to New York, America. And when I was growing up as a young boy, a lot of my neighborhood was similar to parts of Sicily. Adesso momento no del punto obbligo. È normale comunque che ci possano essere dei cali di intensità. Brugaletta, gran pallone da parte di Florio. Brugaletta riesce a domesticare la sfera. Va circa in campo con 4 falli. Adesso prova penetrare, poi scarica su Florio in angolo, gran pallone per Pozzo, qualche problema nel controllo, poi è delicata la conclusione, realizza ma si è fatto male Campanella, botta al ginocchio per lui, fuori Campanella, rientra Faraci. A punto obbligo cerca la vittoria per puntare al nono posto, che significa salvezza anticipata. Porto Empedocle deludentissimo mentre va ancora a segnare il punto obbligo con Pozzo. Vi dicevo, Porto Empedocle, quarta forza del campionato, vuole mantenere questo quarto posto che è conteso agli agrigentini dalla Mezza, che per la verità in virtù degli scontri diretti in questo momento sono favoriti, sono in vantaggio. Dopo un primo quarto così
il team di Recupido si è involato con una prestazione stratosferica di tutto il roster, trascinato da Alessandro Sorrentino e da Andrea Tumino, davvero fenomenali nel secondo quarto. Proprio Sorrentino in possesso di palla, fa saltare l'avversario, poi cede a Ceccato, si prepara per la conclusione pesante, arriva in questo momento ed è incredibile. Sorrentino, 16 punti per lui, è la quarta tripla su 5 tentativi. Panchina di Imola che ha subito avuto tra le sue file Vitale, che si è prodotto un leggero infortunio alla caviglia se non abbiamo visto male. Buon pallone sotto intanto per Tyler, l'intervento difensivo è di Peterson, non so se falloso o meno perché siamo dall'altra parte. Recupera palla comunque la formazione di casa, che va a depositare nel canestro con Alessandro Bencaster, che realizza i primi due punti del suo match. 10 per Imola, 13 per la Banca Popolare di Ragusa, che è ancora in palleggio. Poi Herman Smith che va a penetrare, buono il suo passaggio per Peterson, un palleggio di troppo forse per lui, sbaglia il tiro, recupera comunque il suo rimbalzo grazie all'aiuto di Herman Smith, poi si complica ulteriormente la vita. Bencaster apre il contropiede, grande palla per Abraham e due punti comodi per la squadra di Imola, che fa saltare in piedi il Palacattani quasi pieno in questa occasione fondamentale per le sorti della propria squadra. 13-12 il punteggio, 5 minuti e 22 secondi da giocare. Imola, che aveva avuto una fase spettacolare nella seconda parte del girone di ritorno, intanto arriva un fallo tecnico, non so se per German Schutt o per la panchina di Giorgio Valli. Panchina di Ragusa, sì. Giorgio Valli quindi per il tecnico per queste proteste. Ricordo che in entrambe le occasioni nella stagione regolare ha vinto Ragusa. 13 pari il punteggio qui, quindi queste due squadre sono sempre state caratterizzate da un grande equilibrio. Mazzella riesce a ricevere un pallone abbastanza complesso, lo scarica meravigliosamente bene per Dante Metis e direi che l'argentino ex Reggio Calabria è probabilmente fino a questo momento il giocatore con le idee più chiare in assoluto della partita. Intanto dall'altra parte ha già preso il tiro e lo ha sbagliato da tre Elton Tyler, con una pettinatura afro davvero invidiabile, sembra Julius Irving dei bei tempi. Va a penetrare, a realizzare Jobey Thomas, che è già arrivato a quota 9 punti. Particolarmente caldo lo statunitense, siamo 15 pari. È il secondo fallo di Paul Bodetto. Maciariello, Mazzella, Metis, 18 secondi per andare alla conclusione, Sciutto, Peterson, passi di Peterson, Sacrosanti, disturbato da Paul Bodetto, Garris. Young va a realizzare e ci vorrebbe la tripla per Ragusa adesso. Va Maciariello, tripla! Azione da 6 punti! Young, Tatte, realizza Tatte. Garris per Raymond Tatte. Realizza e ritorna a più 13 Reggio Emilia, 64-51. Maciariello, prova Maciariello, tripla, nuovamente meno 10, 7 punti di Maciariello, 64-54. Young e realizza Young. Maciariello, Tommasiello, Peterson, a segno Smith.